Una cerimonia sobria all'Excelsior Mercure di Catania in piazza Giovanni Verga in occasione della 7ª edizione del premio e progetto internazionale Virdi Mura. I professori Ignazio Vecchio e la professoressa Cristina Tornali hanno aperto questo momento importante di grande riflessione, ma anche di approfondimento sul ruolo delle donne, non soltanto in questa epoca, ma anche nell'epoca appunto della dottoressa Virdi Mura. Un premio che è stato caratterizzato soprattutto dalla presenza di alcuni Marines e appunto accompagnati da Alberto Lunetta, hanno in qualche modo voluto presenziare a questa manifestazione molto importante relativamente appunto alla 7ª edizione del premio Virdi Mura. Vi proponiamo alcune delle interviste che abbiamo realizzato, in particolare con la vincitrice del premio Virdi Mura, la dottoressa dei Marines, appunto Corinne Devin, che è sorridente e dedica il premio Virdi Mura, pensate, alla patrona di Catania, a Sant'Agata. Subito dopo sentiremo il professor Ignazio Vecchio e in chiusura la professoressa Cristina Tornali. I became an orthodontist after being a general dentist for 3 years because I realized I love making my patients smile and I wanted to dedicate myself to the profession for give my patients more options. But before general dentistry and before orthodontics, I thought I wanted to be on Entertainment Tonight, ETV. Little did I know that an 8-year-old girl would change all of that. When I was in college, I came home during my summer breaks and volunteered at local schools with my father doing free dental exams. The schools that we chose were schools where most of the children came from impoverished families because we were providing free dental care. One day, I remembered this little girl that came in who was 8 years old, and you ask why 8 years old? That is the age when most children get their adult permanent teeth. She was nervous and she was really, really scared. When she opened up her mouth, her teeth were rotted down to the bone. That is when I knew I wanted to be a dentist. What does it mean to be accomplished? To be accomplished, you are a mover and a shaker. You get things done. You accept that challenge. And after that, when people come up to you with the next obstacle, all you say is, con l'ausilio di Alberto Lunetta proviamo in qualche modo a sentire anche la voce della vincitrice della 7ª edizione del premio Virdi Mura. A chi vuole dedicarlo questo Virdi Mura Awards? St. Agatha, because when I first came here to this beautiful country, she helped fulfill my childhood dream of walking in her honor on this stage, and that was through the streets of Catania. So for me, because of her, she fulfilled a dream for me in Sicily when I first arrived here, and to me that's who I would dedicate this award to. Sì, inaspettato, lei lo dedica a Sant'Agata perché lei ha partecipato a una sfilata di moda organizzata da Liliana Nigro con i costumi di Sant'Agata, quindi per lei è stato un onore ed è stato veramente la realizzazione di un sogno poter sfilare per le strade di Catania indossando un costume dedicato alla Santuzza. Un pregio e un difetto dei siciliani, visto che sta andando via, sta ritornando negli Stati Uniti, Corinne?
tell us, what did you like the best and the least of Sicily and of Sicilians now that you're leaving? What's your let's take stock of what you like the most and the least of Sicily. Well, for the most, I absolutely love that no matter where I travel or venture, there's always something beautiful to see. Whether it's going to the west coast side of the island to Trapani, Marsala, Segesta, or the fact even in Catania where I live and climbing all the way to Mount Etna, to me, there's always something to see and do in this beautiful country. Probably the thing I liked the least was the arancinis. They always gave me a stomachache, no matter every time I eat them, but the rest of Sicilian food was great. But those just, I will not miss those, but I'll miss all the other food. E diciamo che le cose più belle della Sicilia, che lei ricorderà sempre, sono ovviamente i paesaggi e tutti i luoghi da visitare in qualsiasi parte della Sicilia, quindi Trapani, Segesta, sia nella costa occidentale che nella costa orientale della Sicilia, e ovviamente anche andare a visitare l'Etna, chiaramente anche Catania dove lei ha vissuto. Quello che le è piaciuto di meno sono gli arancini, perché non si sa perché, ma non è riuscita mai a digerirli. Ogni volta che le ha mangiato le hanno fatto male, però tutto il resto del cibo è stato meraviglioso, però gli arancini è l'unica cosa che non è riuscita a digerire. Tornerà in Sicilia? Will you come back to Sicily? Yes, sì, certo, absolutely. Professoressa Cristina Tornali, finisce dunque la settima edizione del Premio Vir di Mura, nonostante il coronavirus, nonostante il periodo complicato, lei è soddisfatta? Ma non è finita, è solo cominciata, per il motivo semplice che per quello che noi conta è lo spirito del Vir di Mura, dal momento in cui uno... Secondo me incomincia, non termina, perché incomincia il messaggio verso il mondo. Vir di Mura non è un evento limitato alla consegna di un premio, benché sia naturalmente molto importante, ma è l'inizio per divulgare lo spirito di Vir di Mura, che come tutti sanno, Vir di Mura era catanese, prima dottoressa al mondo, perché fu insignita naturalmente da una commissione regia, quindi quello che oggi noi chiamiamo esame di Stato, quindi a dispetto di tutte le medichesse, benché diciamo molto brave dell'epoca, lei ha questo riconoscimento, e non è solo un riconoscimento perché era la prima, ma perché fu anche la prima a occuparsi di disabili, di donne, e quindi la valenza del premio è una valenza che è molto consona a quello che oggi noi chiamiamo Medical Humanities, ed è che il premio viene promosso dalla Società di Storia della Medicina con il nostro presidente, il professore Elio Cardinale, e anche per l'Accademia di Arte Sanitaria. Di cui io modestamente mi onoro in Sicilia di esserne rappresentante. È un inizio di trasportare nel mondo il messaggio dell'importanza del ruolo medico, ma già l'abbiamo visto proprio per la questione del Covid, là dove diventano importanti non solo gli aspetti scientifici in quanto tali, ma le cosiddette linee guida. Le linee guida di bioetica possono salvare la vita, sono linee guida che sono importanti nella gestione del paziente, nell'accoglienza del paziente, nel poterlo orientare. Abbiamo visto che molta gestione è stata anche fatta in casa, e la gestione può essere fatta soltanto con aspetti anche di ordine umanitario, che diventano importanti, si vive o si muore se si fanno delle scelte giuste o sbagliate anche nel campo attuale. Qualcuno dice il Covid-19 non ha fermato, no, non solo non l'ha fermato, ma lo sta portando avanti, e così preannuncio anche che sono nate le linee guida Vir di Mura anche nell'ambito della gestione di questi pazienti, che diciamo presenteremo sicuramente, è un libro importante su questi aspetti. Quindi per noi è un inizio di portare la voce della persona medico, questa volta è una donna. Non è sempre detto che il Vir di Mura premi solo la donna, ma anche può essere un uomo, è già successo in passato, che si sia occupato
della promozione della medicina, della cultura, degli aspetti umanitari, che comunque sia in linea con il progetto e premio Verdi Mura. Quindi è solo un inizio. Professore Ignazio Vecchio, qual è il messaggio che vuole dare la settima edizione del premio Verdi Mura, che è anche un progetto internazionale? Direttore, il messaggio di sempre. Innanzitutto grazie a lei per l'attenzione che pone a tutti gli eventi che riguardano la sicilianità in ambito istituzionale, culturale e civile. Questo, mi consenta, non è una divagazione o una collateralizzazione della domanda, però è realtà. Grazie a lei noi riusciamo a porgere un messaggio. Il messaggio del Verdi Mura è semplice. La medicina, come ha fatto la dottoressa Verdi Mura secoli fa, deve essere un servizio rivolto ai deboli, ai soggetti fragili, ai disabili, rivolto a tutti senza guardare a rango, titoli, meriti, posizioni sociali. Una persona che soffre dal re, diciamo un termine simbolico, all'ultimo dei reietti della società per alcuni, è una persona di pari dignità che merita il rispetto. Il premio Verdi Mura si propone di umanizzare la medicina esaltando il modello della medicina al femminile, della medicina umanizzata che guarda ai soggetti disabili. Verdi Mura ufficialmente, come documento storico, è l'unica donna che per prima può vantare un titolo codificato e conservato all'archivio di Stato. Ci sono state altre dottoresse, però se qualcuno dice quando si laureò a Trotola, dove, in che modo, dove è sto diploma di laurea, nella storia ancora a tutt'oggi non l'ha trovato nessuno. Di Verdi Mura si ha giorno 7 novembre anno 1376, documento ufficiale di laurea, nota di merito, ma soprattutto mi consenta, direttore, di dire a tutti coloro che vogliono avere un target, un approdo, soprattutto da siciliani, che la Sicilia, in mezzo a tante mortificazioni che ha ricevuto per gli obbrobri della mafia, degli scandali, come anche in altri ambiti, in altre latitudini, in altre regioni o in altri stati, la Sicilia, ricordiamola, è la terra di Empedocle, di Archimede, di Ingrassia, ma soprattutto è anche la terra di Verdi Mura. Pensi che quando per le donne, per essere al centro dell'attenzione, bisognava, mi si perdona il termine, diventare le amanti del re o di un potente, andare da medico, donna, in secoli in cui a Parigi, a Londra, a Berlino non esisteva, parliamo del 1376, una figura femminile che potesse dire io posso anch'io fare il medico. Se questa figura è siciliana, è catanese, era anche di origine ebrea, però sicilianissima, curava allo stesso modo la regina di Sicilia e l'ultimo dei poveri o dei disabili di Sicilia. Penso che sia un bel messaggio. La Sicilia e Catania sono capitali di un primato storico. Ai piedi dell'Etna possiamo rivendicare, in nome dell'umanismo e del neumanismo, in nome di quelli che oggi vengono chiamati diritti umani, un esempio storico che inorgoglisce il nostro ambito culturale, le nostre appartenenze, ma soprattutto, io lo dico spesso come esempio, con la lettera dell'alfabeto M, che nella Sicilia è stata assimilata alla lettera della mafia. La lettera M significa migliore, invece, assimilata all'aggettivo migliore. La Sicilia è la terra migliore negli ambiti culturali, non per nulla nel Mediterraneo siamo additati come la culla della civiltà. Per questo dico, sono orgoglioso di essere italiano, ma sono orgogliosissimo di essere siciliano, di appartenere all'etnia, lo dico se, con una piacevole ironia, all'etnia. Etnia, etnea, è anche un gioco di parole che non è un bisticcio. Per me
la sicilianità e l'emblema di Catania è un messaggio tuttora sempre valido e senza narcisismi, senza presunzioni, anche attraverso il modello femminile che lo proponiamo con questo, diciamo, revival storico attuale che ha promosso un premio internazionale contro i femminicidi, vogliamo lanciare il messaggio che è un messaggio permanente. Essere donna in Sicilia significa essere esempio per tutti. Noi non dobbiamo ricordarci, rispettando delle donne con gli scialli, i mantelli neri e il lutto per i delitti di mafia. Ricordiamoci della sicilianità nel viso di Virdimura e della sicilianità al femminile come primato mondiale. Viva le donne, soprattutto viva le donne siciliane, contro tutti i femminicidi. Il femminicidio è la mortificazione di un essere umano. Mi sia consentito un riferimento di tipo storico, mitologico. Certe volte dico a me stesso, se le antiche sibille, come la Sibilla Cumana, nella quale andavano a chiedere responso gli eroi che partivano per la guerra, tanti cavalieri, tanti illustri personaggi, e la Sibilla li incoronava come personaggi importanti, se le sibille potessero oggi vedere quello che succede tante volte con i femminicidi e con la mortificazione delle donne, si direbbe che piangerebbero ogni giorno e direbbero dove sono finiti i modelli maschili che vanno a fare le guerre per le donne, che difendono l'onore delle donne. Quindi simbolicamente e mitologicamente la Sibilla oggi piange perché molti modelli maschili mortificano quello che è l'aspetto più bello della umanità, l'aspetto al femminile. Tanti giovani in platea, c'è un significato particolare? È un significato particolare. Praticamente sono gli studenti del mio corso di laurea in medicina e chirurgia dove insegno, ma più che questo, che non li connota per questo aspetto ovviamente, li connota per essere la speranza di una medicina migliore. Oggi anche nell'epoca Covid e post-Covid, mi auguro che sia veramente post-Covid, poter sperare che tanti giovani si sono avviati sulle strade della medicina per poter essere dei medici che un domani diano delle risposte a quello che è il bene più prezioso per tutti, la salute, e che possono dare delle risposte con umiltà e spirito di servizio, fa sperare bene. Tante volte si criticano i giovani, ma un giovane, sia se debba fare il medico, sia se debba fare l'operaio, sia se debba fare l'artigiano, tutti di pari dignità, come in ogni ambito, è sempre una figura che lascia sperare per una società migliore, una società in cui il palcoscenico sia dei giovani e delle donne.